Un saluto a tutti gli amici di Steamtap, oggi siamo qui con un nuovo prodotto, si tratta del Netgear AirCard 810. È un mobile hotspot che serve appunto a connettere fino a 15 dispositivi mobili. Il suo scopo è appunto di portare una sorta di rete come quella che abbiamo a casa anche in mobilità. Ma adesso andiamo a vedere com'è fatto questo AirCard 810 e a cosa serve principalmente. Ed eccolo qui il nostro AirCard 810. Innanzitutto andiamo a vedere com'è fatto esteticamente. Nella parte posteriore c'è una plastica soft touch, bella al tatto, sembra anche resistente. Nella parte anteriore invece c'è una plastica più lucida che non mi è piaciuta tantissimo, sembra abbastanza fragile, però diciamo che è anche abbastanza elegante per il prodotto in sé. Comunque il prodotto è fatto completamente in tutte le sue parti di plastica. Ed è una plastica di discreta qualità. Nella parte posteriore inferiore troviamo l'entrata per l'USB 3.0, due ingressi per le antenne che sono un optional nel caso vogliamo potenziare la sua portata wireless. Nella parte posteriore c'è il tastino di accensione per risvegliarlo in caso di standby. Nella parte anteriore invece c'è il display a colori, LCD, il LED che ci indicherà lo stato di connessione e lo stato della batteria, il logo Netgear e i due pulsanti soft touch che servono per tornare alla schermata iniziale o per tornare indietro nei menu. Nella parte posteriore invece troviamo il logo Netgear, quattro piedini, chiamiamoli così, gommati anch'essi, e se andiamo ad aprire la parte inferiore troviamo la batteria che è un 2900 mAh, se non erro, sì, 2930 mAh, che ci garantisce fino a 11 ore di autonomia e in utilizzo continuo, diciamo. Poi bisogna dire che dipende anche dal segnale e dai dispositivi che abbiamo connessi. Qui invece troviamo l'ingresso per la SIM, in questo caso abbiamo una SIM Vodafone abilitata per il 4G, sulle quali abbiamo fatto un po' di test in queste settimane. Per accendere l'AirCard 810 basterà premere il tastino qui sopra e attendere che si accenda, ci vuole qualche istante. All'interno della confezione troviamo anche il libretto per la garanzia, ovviamente, oltre a un comodo USB che sembra un USB OTG, in realtà serve per usare questo AirCard 810 per ricaricare il nostro smartphone, i nostri dispositivi. Diciamo che ci fa da power bank ed è molto interessante perché potremo, mentre diciamo navighiamo, possiamo anche ricaricare i nostri dispositivi mobili come i nostri smartphone per esempio. Inoltre troviamo questo alimentatore che è un alimentatore da 1 A in uscita, unito al cavo USB 3.0 e a diversi adattatori. In confezione, nel nostro caso, ne abbiamo trovati due. Si staccano in questo modo e permettono di avere diverse prese a seconda di dove andiamo, diciamo. È l'accessorio perfetto per chi viaggia, insomma, questo AirCard 810, grazie anche a queste piccole accortezze che fanno sempre piacere, fa sempre piacere vedere. Mentre guardavamo la ricca confezione di questo AirCard 810 di Netgear, si è acceso il nostro dispositivo, vediamo che si è connesso alla rete 4G di Vodafone. In alto abbiamo anche l'indicazione della batteria 53%, il nome del wifi che si può gestire, cambiare come si vuole, password wifi anch'essa si può cambiare. E inoltre abbiamo sempre una schermata home qui, i giorni rimanenti al rinnovo della SIM e i gigabyte utilizzati. Ovviamente se avete una SIM che si rinnova settimanalmente è un po' un problema, insomma dovete farvi il vostro calcolo o andare nell'area riservata della SIM per vederla, per vederne i valori, insomma. Però la maggior parte delle SIM di solito si rinnovano mensilmente, o almeno le SIM dati per ora funzionano ancora così. Premendo qui su Wi-Fi andremo a vedere le nostre informazioni sul Wi-Fi principale e potremo anche cambiare tutte le informazioni come il nome e la password Wi-Fi
e scegliere se visualizzare sulla pagina iniziale. Insomma, possiamo anche nasconderlo nel caso saremo in treno, insomma, e vorremmo più privacy. Cliccando qui si torna indietro e si va alla schermata Wi-Fi 5 GHz, possiamo abilitarlo o disabilitarlo come vogliamo. Insomma, se abbiamo dispositivi che supportano 5 GHz, consiglio di attivarlo perché il 5 GHz sulle brevi distanze presenta meno interferenze e funziona decisamente meglio del 2,4 GHz. Possiamo anche attivare una rete Wi-Fi guest dove possiamo connettere i nostri clienti, per esempio, senza dover dare la nostra password per forza. Possiamo vedere i dispositivi collegati, in questo caso non ne abbiamo nessuno, e possiamo anche decidere quanti dispositivi si possono connettere al nostro dispositivo, oltre ovviamente a bloccarne quelli che non vogliamo che si connettano più. Premendo qui su VPS inoltre possiamo associare un dispositivo premendo il pulsantino senza dover mettere nessuna password. Poi abbiamo diverse impostazioni come l'offload wifi che consente di connetterlo a un access point wifi esterno. Potremmo decidere se attivare il wifi o usarlo insomma come un power bank e basta. Possiamo decidere la copertura del wifi, attenzione anche a questo escamotage perché se scegliamo su standard, per esempio, la batteria durerà decisamente di più che su copertura wifi lungo. Insomma, la traduzione non è perfetta, però riusciamo a capire insomma, che cosa si intende. Standby wifi, insomma, se non usiamo il dispositivo per tot minuti, lui andrà in standby. E queste sono le opzioni del wifi, insomma, però possiamo anche andare a vedere le impostazioni generali del dispositivo, come quella dello schermo, dove possiamo scegliere la lingua, la luminosità dello schermo. Non c'è il sensore per la luminosità automatica ed è un peccato perché sarebbe stato bello vederla in questo dispositivo. Il LED possiamo decidere di disattivarlo, il timeout possiamo decidere ogni quanto lo schermo va in timeout e le info wifi sulla home page, vabbè, che abbiamo visto anche prima, si possono disattivare. Abbiamo un bel menu sulla banda larga, sullo stato di connessione, gli APN che si possono modificare e vedete qua che siamo connessi in LTE banda 20 e abbiamo anche la potenza del segnale. Potremmo dire se possiamo connetterci in roaming oppure no e che banda scegliere a seconda della regione in cui siamo. Ed ecco qui Battery Boost. Battery Boost è appunto la possibilità di collegarlo attraverso il cavo che vi ho fatto vedere prima, per trasformare questo AirCard 810 in un power bank, modalità aereo che sì, ci serve appunto se vogliamo utilizzarlo come power bank e siamo in aereo. Tethering USB, possiamo gestire di condividere la connessione non via wifi ma via tethering, e dopo abbiamo le informazioni sul dispositivo, per esempio quelle per aggiornare il software o anche il supporto per aiutarci a utilizzarlo al meglio, insomma, anche se a mio avviso è talmente facile da utilizzare che chiunque potrebbe utilizzarlo senza avere nessun problema. E poi c'è i messaggi dove possiamo facilmente andare a vedere i messaggi del nostro operatore senza doverli gestire attraverso la nostra interfaccia web, diciamo. Nient'altro da aggiungere su questo AirCard 810 che come abbiamo visto è un prodotto che fa bene il suo lavoro, l'abbiamo testato per 2 settimane con una SIM Vodafone 4G e con diversi dispositivi connessi, si è sempre comportato bene. Non abbiamo avuto la possibilità purtroppo di utilizzare le antenne esterne, ma devo dire che sono più una cosa che utilizzerebbero in pochissimi, a mio avviso, su questo prodotto. È un prodotto che è eccezionale per chi va, per esempio, a seguire conferenze, come nel nostro caso, fiere ed eventi, e si hanno diversi dispositivi che vanno connessi, contemporaneamente. E, insomma, è ottimo per esigenze lavorative. Meno secondo me per esigenze personali, insomma è un prodotto di alta gamma con un prezzo che si aggira sui 250 euro, anche se si trovano delle offerte online. È un prezzo importante, ma non ha veri concorrenti. Questo Netgear AirCard 810, diciamo che un dispositivo che permette di fare da power bank, che ha un'accessoristica così ricca all'interno della confezione. Ha un display touchscreen e ha queste ore di autonomia e è difficile veramente da trovare sul mercato. Io ve lo consiglio se ne avete le esigenze, altrimenti è abbastanza sprecato, diciamo.
prossima su stintap.com.